Abbiamo incontrato un'altra pagina interessante, A Biffi Arte, il nuovo libro di Graziana Rossi, Storia di donne dipinte. Osservando con gli occhi di un viandante ritratti di donna, ha colto la sollecitazione di scriverne un suo personalissimo ritratto. Viaggiando ho incontrato, sono entrata in tanti musei. E in questi musei ciò che mi ha attirato veramente tanto è stato, sono stati i ritratti di donne. Queste donne mi venivano incontro quasi mi volevano raccontare la loro storia. Donne che appartenevano a diversi secoli effettivamente, sono 19 donne. E attraverso diciamo, i loro sorrisi, i loro atteggiamenti, i loro modi di vestire, loro mi comunicavano comunque la loro vita. E io, allora, come il pittore ha descritto con il pennello in un modo grandioso la loro figura, così io invece ho descritto con la penna. Graziana Rossi non mette i suoi protagonisti dietro reticoli spinati di un qualche facile moralismo, ma coglie comunque... Queste donne comunque mi hanno parlato anche della emancipazione femminile nei secoli, cioè parliamo dalla Palestina antica fino ai nostri giorni quasi, e questa emancipazione femminile che è stata lunga, difficile e a volte anche drammatica, ci ha insegnato tantissime cose e siamo arrivati fino a questi nostri giorni. E quindi è questo che anche voglio comunicare alle donne. Voglio comunicare alle donne la loro potenza, la loro grandezza, di non arrendersi mai e di rimanere e di volere sempre il rispetto, soprattutto da qualsiasi parte loro provengano e vogliono andare. Le sue riflessioni diventano le parole del suo libro, La storia di donne dipinte. Non fa rissa, non se la prende, non fa prediche, ma non rinuncia ad una sua personale conclusione, con equilibrio e delicatezza.